Ciao, io mi chiamo Xenia Francesca Palazzo, ho 18 anni e frequento l'ultimo anno dell'Istituto Tecnico Marco Polo. Io mi sono avvicinata a nuoto a 3 mesi grazie a mia mamma, perché ho avuto un problema grave, quindi grazie al nuoto mi sono recuperata e sono qui a raccontarvi la mia esperienza di Rio. Non so se avete capito, io sono una nuotatrice. Xenia Francesca Palazzo, intanto grazie di aver accettato il nostro invito. Partiamo subito dalle Paralimpiadi, perché penso che partecipare a una manifestazione di questo genere sia un'emozione grandissima. Sì, è vero, è un'esperienza grandissima, emozionatissima, indimenticabile. Perché noi speravamo da tantissimo anno parteciparvi e finalmente questo sogno si è avverato, e questo mi fa capire che tutti gli anni che abbiamo lavorato ci è servito e che ci hanno ripagati. L'esperienza di Rio comincia da Bergamo il 2 luglio, quando il CT della Nazionale ci ha comunicato che io avrei partecipato a Rio de Janeiro. E in quel momento siamo tutti emozionati e io, mio allenatore Marcello, mio fratello e mio papà ci siamo abbracciati tutti insieme, pieni di lacrime, di gioia, perché non ci aspettavamo. E poi da lì ho scoperto che avrei partecipato anche al collegiale al Centro Federale di Ostia a Roma, che sarebbe stato un'ulteriore preparazione e ultima preparazione per Rio. Allora, cosa dire di Rio? Rio, nel villaggio olimpico, era molto grande, dove tutti gli atleti vivevano là, tutti insieme. Avevamo tutte le cose che ci servivano, dalla palestra al centro medico, alla mensa più grande di uno stadio da calcio, dove ci si poteva anche perdere, e alla posta e tutto quello che ci serviva per star bene lì al villaggio. E poi c'era anche un efficientissimo trasporto e anche lo staff di Rio è stato meraviglioso. Perché Xenia Francesca Palazzo non soltanto ha partecipato a Rio, ma è arrivata anche alla finale, e quindi insomma disputare una finale in una Paralimpiade è veramente un momento di grande emozione. Io vorrei passare un attimo, se permetti, la linea a Marcello Rigamonti per così tracciare un profilo dell'atleta Xenia Francesca Palazzo. Beh, allenare Xenia è un piacere perché è puntuale, c'è sempre, si impegna dall'inizio alla fine, caparbia, a volte un po' troppo testarda, però insomma ci vuole, è 4 anni che lavoriamo insieme e ce l'abbiamo fatta. Zambelli, il suo medico, cosa puoi dire di lei? Ma che è arrivata la nostra osservazione, io faccio parte di un'accademia che ci occupiamo di cranio mandibola disorder, problemi, disturbi occlusali, posturali e quant'altro. La Xenia è arrivata lì che non riusciva più dopo trattamenti non idonei per pazienti che hanno problematiche come la Xenia o Down o altri, che devono essere trattati in maniera proprio specifica. E alla nostra osservazione è apparsa a novembre dell'anno scorso che non riusciva più né a mangiare, né a deglutire, né a bere. E i suoi rendimenti ci avevano riferito che non era in grado di più di fare i suoi tempi, e noi l'abbiamo messa in condizioni dedicando molte ore, molto tempo a questa nostra ricerca, al nostro insieme, questo nostro team, e siamo riusciti a coronare il suo sogno, che era quello. E non è finita, perché adesso la stiamo ancora seguendo, portando avanti con terapie non convenzionali, ma strettamente correlate a tutto quello che è la neurologia e la neuromiofasciale. Il problema di Xenia è proprio... il problema di Xenia è proprio centrale. Lei, raccontando dalla mamma, dai suoi genitori, nell'anamnesi, sarebbe dovuta stare come una ragazza vegetale. Invece, grazie all'intervento della mamma, della nonna materna,
che è neuropsichiatra, e la grande volontà della mamma, che dobbiamo dirlo, che è stata campionessa di pallanuoto, e per cui con la capacità, la volontà, la decisione e il continuo impegno sono arrivati a questi risultati, perché lei dobbiamo dire che è stata già campionessa mondiale. Poi, sempre con trattamento tradizionale ma non idoneo per queste patologie, l'hanno portata in queste condizioni. La fortuna nostra che abbiamo potuto e possiamo dare conforto a queste persone con queste problematiche, siamo riusciti a rimettere a posto e continuiamo a farlo. Dottor Zambelli, ci ha commosso, ci ha veramente commosso. Allora, raccontaci l'emozione che hai provato quando sei salita sui blocchi per la finale e cosa pensavi? Come ti sei sentita? Beh, innanzitutto bisogna arrivare sempre almeno 20 minuti prima della finale, perché se no non si gareggia più. E già in prechiamata già bisogna essere già concentrati, perché già in prechiamata si decide tutto, perché si deve ripassare la gara a cui si preparava da tantissimo tempo, perché non bisogna sbagliare neanche un centesimo, perché un centesimo costa la vita. Può costare entrare o non entrare in finale, quindi questo decide tutto, anche il lavoro fatto durante tantissimi anni. Un'ultima cosa, Xenia, come si fa a conciliare? Insomma, è un po' un problema di tutti i nostri giovani, no? Quello di frequentare e di avere di buoni risultati scolastici con il fatto dell'allenamento di tante ore, magari nel tuo caso, trascorse in piscina, in vasca. Conciliare la scuola con il nuoto è molto difficile. E, per esempio, io passo in piscina 3 ore tra riscaldamento e allenamento, e sono molto fortunata perché, per esempio, a scuola in cui vado io, i professori e anche la preside, anche quando avevo i miei problemi critici, mi hanno sempre sostenuto e aiutato. Sono bravissimi, mi hanno sempre aiutato e continuano sempre a aiutarmi, e sono molto grata a loro, perché la scuola svolge anche un grandissimo ruolo anche in questa parte di ogni atleta, anche di ogni persona. E quindi un grazie anche alla scuola. Senti, un'ultima cosa, come di solito la domanda che si fa ai campioni: progetti per il futuro, programmi, obiettivi? Allora, tra 2 settimane c'è una gara internazionale a Brescia, dove già si comincia a pensare già ai tempi, alla qualifica per i mondiali in Messico dal 30 settembre al 7 ottobre del 2017. E poi ci saranno vari campionati italiani, regionali e tutte le gare possibili che possiamo fare. La tua storia ci ha commosso, Xenia. Noi ti facciamo un grande in bocca al lupo, ti diamo un abbraccio. Grazie al tuo medico Enzo Zambelli, grazie al tuo allenatore Marcello Rigamonti, ma soprattutto grazie al tuo temperamento, alla tua grinta, alla tua forza di volontà. Lei è Xenia Francesca Palazzo.